Eccoci, buon pomeriggio a tutti, benvenuti in questo pomeriggio di tutto. Stamattina siamo stati insieme inaugurando un primo appuntamento con l'editoria indipendente e oggi pomeriggio abbiamo un editore indipendente ancora una volta con noi, che è appunto Divergenze e che è l'editore del libro che presentiamo questo pomeriggio di Tina Taliezzo, che è La leggenda di Nitrodi. Eccolo qua. Vediamo se si riesce a leggere. Eccolo qua. Che racconta appunto di un viaggio, ma i miei ospiti di oggi sapranno dire sicuramente di più e meglio. Un omaggio all'isola d'Ischia per chi non conosca appunto la leggenda della fonte. E il libro ovviamente è in libreria. Io vi sto parlando questa volta dalla libreria, da Io ci sto. E quindi la cosa diciamo più facile da fare, terminata questa presentazione, è venire in libreria a comprarlo. Abbiamo qui le copie o comunque ordinarlo telefonando e noi abbiamo attivo come sempre il servizio di consegna a domicilio per i soci di Io ci sto su tutta Napoli gratuito per 3 euro per tutti gli altri che non siano soci di Io ci sto. Io ringrazio Tina, Marco Vagnozzi e Marcello Affuso che l'accompagnano. In realtà cominciamo anche un po' a parlare di quello che è il tema di domani, che è il 25 novembre, e che è appunto la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Noi abbiamo organizzato un programma di piccoli eventi nell'arco di tutta la giornata di domani e quindi io vi lascio dandovi appuntamento a domani mattina per cominciare questa giornata insieme che durerà poi anche nel corso del pomeriggio. Vi ringrazio, lascio la parola a Marco Vagnozzi e ci vediamo dopo per i saluti. Grazie a tutti, buon pomeriggio. Grazie Grazie. a te. E innanzitutto ringrazio la libreria Io ci sto per ospitare questo evento, ringrazio Marcello, ringrazio Tina che mi ha voluto qui a presentare questo bellissimo romanzo uscito a gennaio del 2019, tra poco sono 2 anni, uscito nella collana Le ciliegie di Divergenze, una collana interamente al femminile. E ne rappresenta uno dei gioielli, a mio parere, nel senso che uno di quei testi fortemente rappresentativi anche di quello che vuole essere un po' l'intento di questa collana, cioè una scrittura al femminile con protagoniste anche, come nel caso della leggenda di Nitrodi, con protagoniste femminili. Per me è un piacere, da direttore della collana di saggistica di Divergenze, anche ritrovare in questo libro molti temi della contemporaneità, molti temi che forse riescono a emergere e a dire di più in questo romanzo che in tanti testi di saggistica che mi è capitato di trovare anche in tempi recenti. Quindi un romanzo che pone sicuramente una serie di questioni non solo attuali per la giornata di domani, ma insomma, tra il tema del viaggio, il tema del femminile, i riferimenti a anche molteplici ambiti del sapere, la psicologia, solo per citarne uno, insomma, è un romanzo davvero ricco di spunti. Partirei col sottolineare proprio il ruolo che ha il femminile in questo romanzo, a partire dalla protagonista Lisa, ma anche da questo viaggio, che è un viaggio alla riscoperta delle sue radici familiari, in particolare alla storia della nonna Anna Annarella nel romanzo.
un romanzo al femminile dove però compaiono, e questo ci tengo a sottolinearlo, molte interessanti figure maschili che non sono, come dire, semplici elementi di contorno, ma sono elementi di cui ho potuto sottolineare anche le caratteristiche positive. E per questo chiedo, insomma, come prima domanda, come prima riflessione, forse, proprio a Tina, se vuole spendere qualche parola sullo spazio che il maschile e il femminile hanno in questo testo, perché personalmente in alcune delle figure maschili di questo romanzo ho trovato degli elementi garbati, degli elementi di gentilezza, degli elementi di onestà che ne fanno dei personaggi altrettanto positivi quanto quello protagonista femminile e poi anche gli altri che vi ruotano attorno. Quindi ti chiedo così se puoi spendere qualche parola su questo, grazie. Buonasera a tutti innanzitutto e grazie a voi per accompagnarmi in questo bellissimo viaggio all'interno della leggenda di Nitrosi. In realtà sì, fa parte delle ciliegie appunto la collana di scritture femminili, ma si rivolge sicuramente anche ad un pubblico maschile il mio romanzo. Ho cercato infatti all'interno dei vari personaggi di fare particolare attenzione non solo alle figure femminili, come era logico, ma anche a quelle maschili, alla loro psicologia e alle interrelazioni che si creano con il mondo femminile. È vero che i personaggi maschili sono quasi tutti dotati di garbo, di gentilezza, come sottolineava Marco, io aggiungerei che sono portatori di rispetto anche per la donna. E questo si pone alquanto in contrapposizione con la figura invece del bisnonno di Lisa, che ha un ruolo chiave nella genesi di tutta la sua vicenda, chiaramente, senza voler svelare troppo, però. Nel suo comportamento, nel suo modo di essere, si ravvedono le grandi difficoltà che esistevano qui il bisnonno di Lisa viveva e i tempi attuali nella psicologia maschile. Su questi io ho riflettuto a fondo perché se è vero che esistevano una serie di pregiudizi nei confronti delle donne di generazione, era anche vero che alcuni uomini, a mio parere, sentissero un po' il peso di questi pregiudizi che in cuor loro non sempre condividevano. Quindi c'erano dei casi in cui questi pregiudizi venivano portati avanti e attuati nella vita quotidiana con la famiglia e le persone più vicine con reale convinzione, quasi con un credo rispetto a questi pregiudizi, appunto. In altri casi probabilmente si creavano anche dei conflitti all'interno degli uomini di quelle generazioni che probabilmente si sentivano costretti a portare avanti qualcosa che in cuor loro perlomeno gli poneva dei dubbi, ecco, apriva delle domande interne. Riguardo invece alla psicologia degli uomini della nostra generazione, sicuramente appunto si ravvede un garbo e un rispetto che un tempo spesso mancavano. È anche vero però che c'è comunque molto spaesamento da parte di alcuni uomini al giorno d'oggi, che hanno forse una sorta di timore nei confronti della donna. Molti però si affrancano da questo timore, riescono ad andare oltre e ritengo che in questo senso la comunicazione possa fare molti passi in avanti tra uomini e donne nella vita di oggi, fermo restando che ci sono comunque tutta una serie di problemi legati appunto alla manipolazione, che spesso sfocia in violenza, come ha ricordato Claudio, appunto siamo alla vigilia
della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, mi piacerebbe che non fosse sempre solo una giornata e che poi in qualche modo si rimettesse tutto nel cassetto, ma se ne parlasse anche nel resto dell'anno, insomma. Che fosse un discorso affrontato un po' più ampiamente, non solamente in occasione di questa celebrazione, appunto. E anche per questo siamo qui stasera, no? Sì, in effetti come, la scelta come primo è giorno. Appunto, sì, in questi giorni in effetti c'è anche già da una settimana un certo dibattito sui vari mezzi di comunicazione per sensibilizzare, soprattutto si mira a sensibilizzare gli uomini su questa problematica. Io ci tengo ad aggiungere che finché guarderemo gli autori del crimine più estremo, in questo caso, cioè il femminicidio, o anche coloro che comunque usano violenza contro la propria donna o la propria figlia o comunque una persona sulla quale hanno il dominio, solamente in termini di crimine non si faranno molti passi avanti. A mio avviso bisogna prendere atto che si tratta di psicopatici, perché a mio avviso un uomo che abbia un sano equilibrio mentale oggi non potrebbe più avere gli strumenti culturali e sociali per poter attuare una vera e propria violenza sulla donna, e nella violenza includo anche quella psicologica, più sottile, più difficile da individuare, da dimostrare e infine da arginare. Entrambi questi tipi di violenza vengono perpetrati nel caso in cui, a mio parere, spesso ci sono elementi di gravi disturbi mentali. Altrimenti, oggigiorno, sarebbe davvero fuori tempo un atteggiamento del genere. E per la mole di casi che emergono, ma in realtà ce ne sono molti, molti di più che non emergono, io credo che bisognerebbe affrontare questo grande problema anche da un punto di vista strettamente psichiatrico. E siamo d'accordo. Far ragionare questi uomini semplicemente in termini punizione penale, secondo me non risolve fino in fondo il problema. C'è un problema, certo, di gravi disturbi mentali. Tornando al concetto del padre, no? Mi viene in mente Recalcati col suo complesso di Telemaco, che diceva che sostanzialmente i giovani d'oggi sono un po' come Telemaco, perché il modello del padre padrone è sostanzialmente terminato e non è stato più rimpiazzato. Quindi, come Telemaco guardava il mare, noi attendiamo, noi tutti della nostra generazione e quella precedente, l'idea di un padre che non è stata sostituita. Telemaco guardava il mare con speranza, sperando che suo padre arrivasse. Suo padre arriva e porta in dote la salvezza. La differenza tra noi e Telemaco è che non abbiamo Ulisse come padre, quindi non abbiamo un eroe pronto a salvarci. Per questo ti chiedo, secondo te, com'è cambiato il concetto di padre dal bisnonno a poi quello che attualmente è il concetto di padre? Non è estremamente complesso essere padre oggi? L'ultima parte non l'ho sentita, mi dispiace. Non è estremamente complesso oggi configurarsi in quanto padre? Sì, io credo che oggi si viva in generale una crisi di identità. La vivono i padri, per certi versi la vivono anche le madri, sicuramente la vivono i figli. Se un tempo i valori in cui si credeva nel proprio ruolo, appunto, di genitore, uomo, donna, che fosse, e figli, potevano essere discutibili, per noi potrebbero essere discutibili o comunque in parte anche non accettabili, erano dei ruoli esistenti, erano dei ruoli definiti, nei quali ci si immergeva con convinzione più o meno forte a seconda delle individualità, però c'era qualcosa in cui identificarsi.
Oggi quel che regna è la confusione, a mio avviso, più difficile da inquadrare, da mettere a fuoco, il ruolo stesso dei genitori, ma in particolare del padre, è molto privo di punti di riferimento. Oggi si tende forse, a mio parere, sbagliando, a cercare di essere amici dei propri figli. Essere amici significa non avere l'autorevolezza che un genitore è giusto che abbia nei confronti di un figlio. Chiaramente tra l'autorevolezza e l'autorità c'è un universo, c'è una galassia di differenze. Solo la radice iniziale della parola è la stessa, ma il senso è completamente diverso. Essere autorevole con un figlio non significa assolutamente non comunicare a fondo con lui, non condividere interessi, passioni, sentimenti, emozioni, ma significa comunque avere un ruolo di punto di riferimento per il proprio figlio, in cui il figlio possa identificarsi, a cui possa accedere e a cui possa chiedere consiglio, parere, vicinanza, anche solo comprensione, senza temerne il giudizio. Un tempo c'era una barriera di incomunicabilità. Era difficilissimo comunicare. Io stessa ricordo che, ad esempio, con mia madre avevo moltissimi problemi di comunicazione perché temevo il suo giudizio, temevo ancor più la sua condanna per cose che per me erano invece valide, erano concetti, erano modi di comportarmi in cui credevo, ma temevo la sua condanna per motivi religiosi, morali, o meglio moralistici. E quindi avevo grosse difficoltà a pormi nei suoi confronti in termini di confidenza. Oggi l'errore è stato commesso andando all'altro estremo. Ridurre il rapporto tra genitori e figli a quello di compagnoni secondo me ha svilito molto il ruolo dei genitori, ed è per questo che oggi Telemaco non sa più quale padre attendersi. Spera, cerca, ma spesso non lo trova. Gli estremi in contrapposizione a Telemaco, cioè Edipo e Narciso, rappresentavano un po' i due lati negativi di una stessa medaglia. Telemaco, secondo me, è alla ricerca prima di suo padre e poi di se stesso. Speriamo che Telemaco non stia aspettando Godot alla fine, quindi stia aspettando qualcuno che non si presenterà mai, come appunto dice Recalcati. E collegandomi a ciò, chiaramente la questione familiare è un po' l'incipit del viaggio, che è sicuramente una delle tematiche più importanti del libro. Dal Canada ai quartieri spagnoli, dal Canada a Ischia. Ci parli un po' di questo incredibile viaggio che fa Lisa? Come no, volentieri. Lisa in realtà viene in Italia per due motivi fondamentali. Il primo è sicuramente quello di conoscere la terra di origine di una parte dei suoi nonni, in realtà, perché comunque il papà di Lisa è canadese, quindi ha anche lì le sue radici. Però il fatto stesso che sia sempre stata mantenuta attiva la lingua italiana nella famiglia di Lisa fa sì che lei si senta molto più in contatto con la cultura italiana e quindi con la terra che ritiene, che crede sia l'origine dei suoi nonni. Poi scoprirà in parte che quello che lei conosceva era solo una sezione delle sue origini, e che il segreto familiare con il quale verrà in contatto le creerà non poche inquietudini, grosse domande esistenziali, e comunque poi porteranno a una maturazione ulteriore del percorso di vita. Il primo motivo, appunto, era questo, legato alla sua famiglia d'origine. Il secondo sono le ricerche che Lisa intende condurre al fine di scrivere un saggio sulla vita delle donne nei secoli scorsi nel sud Italia, quindi molto mirato, molto specifico,
verso il quale lei nutre una grande passione, cioè questo saggio che è ancora in embrione, per lei ha forte, proprio perché la metterà in stretto contatto e a conoscenza con la vita della nonna di Annarella, verso la quale lei ha, che ormai non c'è più, è già scomparsa, verso la quale lei ha nutrito un amore molto forte, un sentimento simbiotico che ha unito appunto nonna e nipote, e con il quale chiaramente lei si identifica, è stato un sentimento molto pregnante nella sua vita. Venire in Italia è per lei carico di aspettative, il viaggio di andata, che per una sensazione che abbiamo provato un po' tutti, sembra essere sempre più lungo di quello di ritorno, sembra quasi non finire mai. E quello a cui poi lei va incontro nel territorio di Napoli e di Ischia, che entrambi rivestono un ruolo importante nella sua storia, la spingerà poi a delle riflessioni, a delle comprensioni che, al di là del libro stesso che andrà a scrivere, si riverseranno sul suo sentire personale, sui suoi rapporti con i membri stretti della sua famiglia, in primis con sua madre Vittoria. E poi avranno una serie di conseguenze derivanti dalle esperienze che Lisa vive, in questo caso a Ischia. Le esperienze specifiche che vive a Ischia, legate appunto alla leggenda, a una delle leggende più diffuse di Ischia, perché in realtà ce ne sono tante, e che inciderà poi nel suo futuro, nella sua vita reale, nella sua vita non solo emotiva, ma proprio nella sua vita vera e propria. Sì, direi che questo viaggio, che è contemporaneamente un viaggio all'interno di sé, è anche un viaggio attraverso, oltre che i luoghi che sono descritti in maniera estremamente evocativa per me, che non li conosco, a tratti sembrava di averli davanti agli occhi, no? Però anche di una dimensione linguistica che considero davvero importante, centrale, no? Proprio dalle primissime battute, dalle primissime pagine del romanzo, quando si descrive l'arrivo della protagonista a Napoli, no? Ed è curioso, no? Questo rapporto di una ragazza che abita oltreoceano, abita in Canada, che conosce, dimostra di conoscere e di masticare bene la lingua delle sue origini, l'italiano, e che si trova a fare i conti anche con la dimensione del dialetto, no? Una dimensione che è davvero anch'essa carica di fascino e di particolarità, proprio come gli stessi luoghi che sono descritti nel romanzo. C'è un'espressione che mi ha colpito molto nelle primissime battute del romanzo, a pagina 11, quella delle fulminazioni linguistiche. Ecco, l'espressione fulminazioni linguistiche, che viene utilizzata per designare delle espressioni particolarmente pungenti, credo nel caso, insomma. Si faccia riferimento, no, al personale di un locale, ma comunque il riferimento abbastanza chiaro è a quel dialetto che riesce in maniera così diretta, immediata, scavalcando, no, qualsiasi orpello linguistico, ad andare al punto, no, e anche nella sua estrema ironia, a tratti anche veramente dissacrante, a creare quella comunicazione immediata. Che va oltre perfino la distanza, l'iniziale distanza geografica e anche poi culturale, quella in parte, nel senso che poi è la cultura delle origini di Lisa. E, non so, e credo che sia un tema abbastanza centrale anche considerato la tua attività di traduttrice, no? Penso che ci sia una qualche intenzione nel dedicare uno spazio che non è minoritario, anche se direi soprattutto identificabile in queste prime pagine, proprio alla lingua e al dialetto. Sì, in realtà quel che dici è verissimo, nel senso che essendo la mia formazione quella di traduttrice, che è una professione che amo profondamente, infatti mi sono scoperta, e questo ha anche un significato linguistico in senso stretto, mi sono sempre scoperta a definirmi
o meglio a definire il mio lavoro con le parole io sono traduttrice e mai dicendo io faccio la traduttrice. C'è una grossa differenza e questo lo hanno evidenziato anche molti grandi linguisti, tra cui Paul Václavik, sul e anche un altro di cui adesso mi sfugge il nome, quindi è inutile scavare nella memoria. Paul Václavik sicuramente evidenzia la grande differenza che c'è tra dire sono traduttrice, autrice, lettrice, qualsiasi cosa, e faccio. Nell'essere e nel fare c'è una differenza enorme. Ora, questo sicuramente ha influenzato moltissimo la mia costruzione del romanzo, come ha influenzato molto anche la personalità di Lisa, chiaramente. Il fatto che fosse, che sia bilingue, chiaramente è qualcosa che io sento fortemente, essendo appassionata di lingue, e anche il rapporto che lei ha addirittura col dialetto, che sa essere, nel caso del napoletano, una vera e propria ulteriore lingua, sa quanto sia ricco e soprattutto quanto sia intraducibile, perché il dialetto napoletano è, nella stragrande maggioranza dei casi, intraducibile in italiano, tanto più nelle altre lingue. Non a caso, appunto, all'inizio, come citava appunto Marco, a pagina 10 c'è un breve estratto, perché davvero me ne sono venuti in mente tantissimi, di proverbi di un'efficacia strepitosa. Sono intraducibili perché ogni parola descrive una metafora, ogni parola raffigura un'immagine di ciò che esiste nella cultura napoletana e che nell'arco di 3-4 parole, un paio di articoli e qualche apostrofo che non manca mai, riesce a sintetizzare un intero quadro, quasi un'allegoria di situazioni, di sentire della vita, della cultura napoletana, che altrimenti richiederebbero pagine e pagine e non avrebbero minimamente la stessa efficacia. Io ricordo quando ero bambina che cercavo di spiegazioni ai proverbi, chiedevo spiegazioni, ma mi rendevo conto che nessuno riusciva a tradurre in parole italiane ciò che quelle espressioni significavano. E questo poi ho cercato anche di mantenerlo nel resto del romanzo, infatti mi capita adesso di leggere appunto intrasatta, che è un'altra parola dialettale, che sì, significa all'improvviso, significa di punto in bianco, però chi conosce realmente il napoletano sa che se io dico all'intrafatta non è lo stesso come dire all'improvviso. Ha un contenuto, un sottobosco di significato decisamente diverso. E questo affascina molto Lisa, perché entrare, o meglio, continuare a penetrare più a fondo anche il dialetto è per lei uno strumento di conoscenza e di vicinanza sempre maggiore con quel mondo che la attrae come un magnete Lisa, che viene attratto dalla parete di un frigorifero. Ci si attacca e non riesce assolutamente a mantenere una posizione. È sempre più vicina, insomma, a questo mondo, e lo sarà ancora di più nel prosieguo della sua vita, ecco. Non si fermerà solo a quell'esperienza, il suo contatto ravvicinato con la cultura napoletana, ischitana e comunque del meridione d'Italia, ma continuerà ancora a lungo. Perché Lisa ha raccontato dei suoi segreti dopo. Lisa vive una sorta di sindrome di Stendhal, no? Di fronte Napoli, di fronte Ischia, rimane folgorata da... Ma soprattutto al di là dei luoghi, dalle persone, rimane folgorata, è vero? È vero. Perché i napoletani sono parte del presepe. Come dici? I napoletani sono parte del presepe, cioè la bellezza di Napoli è data dai napoletani. Napoli è una città incredibile perché ci sono i napoletani, quelli togliessimo... Non potrebbero esistere i napoletani senza Napoli e viceversa, a mio avviso. Non potrebbe. Però volevo aggiungere che io ho cercato, non so se ci sia riuscita, di evitare a tutti i costi la scrittura da degenerato turistico.
Lavorando anche nel turismo, chiaramente la deformazione professionale, tra virgolette, c'era. Ho cercato di non far passare solamente il concetto di incantevole, mozzafiato, quei quadri idilliaci, no? Da depliant turistico, ma ho cercato anche di insinuare tra le righe quelli che sono i lati ombra, i lati bui, che esistono in ognuno di noi e quindi esistono in ogni latitudine, in ogni nella vita sociale, a ogni, appunto, in ogni angolo del pianeta. Ho cercato anche di appunto, trasmettere il desiderio di Lisa di andare oltre, di non fermarsi alla superficie patinata, per quanto di Napoli si possa dire patinato, forse di Ischia si può dire un po' di più, di Napoli, insomma. Però comunque, ecco, ho cercato di non farla affascinare solo dalla sfogliarella, dalla pizza e da San Gregorio Armeno, insomma. Ho cercato di fare in modo che lei cercasse un contatto più profondo, pur sapendo che poi avrebbe incrociato i lati bui, l'altra faccia della luna, insomma. Però lei, su questo, insomma, ha cercato di prepararsi, perché lei non vuole un contatto effimero, non vuole un rapporto superficiale di facciata con la sua terra, con una delle sue terre in realtà. Lei lo vuole. Un altro elemento interessante è quello della mitologia, no? Perché poi Napoli è ricca di miti, è ricca di leggende e anche Ischia. Magari quella di Napoli, dato che il pubblico che ci seguirà è napoletano, le conosciamo un po' tutte, mentre quelle di Ischia sono un po' più sconosciute. Ce ne vuoi raccontare qualcuna? Sì, le leggende, come dicevo prima, sull'isola di Ischia, che riguardano Ischia o che comunque vengono narrate da noi, sono tante. Quella che io ho scelto, o meglio, in questo romanzo ce ne sono due. Una è il sospiro di Tifeo. Tifeo viene considerato, dal punto di vista mitologico, come colui che ha dato vita materialmente al territorio di Ischia, poiché era stato scacciato da Zeus, dall'Olimpo, e disperato si sarebbe disteso nel mare e avrebbe dato origine all'isola di Ischia. Infatti il sospiro di Tifeo viene associato per esempio alle fumarole, che sono una tipica manifestazione vulcanica dell'isola di Ischia, e quindi anche alle acque termali, che vengono considerate le lacrime di Tifeo, e alcune località dell'isola di Ischia che richiamano a parti del corpo umano, come panza, ciglio, bocca, eccetera, e che quindi fanno riferimento, in base a questa leggenda, alle varie parti del corpo di Tifeo. L'altra leggenda, che invece io ho scelto e che dà il nome anche al libro, è appunto la leggenda di Nitrodi. E in questa leggenda, in cui il protagonista Iale, c'è il tentativo da parte di lei di accattivarsi dei benefici da parte della popolazione, in quanto si autoproclama portatrice di salvezza per l'epidemia, che purtroppo si rivela essere molto attuale, visti i tempi che corriamo, che all'epoca, appunto, secondo questa leggenda, seminava morte e disperazione sull'isola. Però da parte sua c'era solo l'inganno, c'era l'inganno di voler trarre benefici materiali e potere, chiaramente, da questa sua autoproclamazione, e alla fine verrà scoperta, ma poiché aveva aggiunto anche nitro, oltre a un'altra sostanza, ecco, nitro esattamente, nelle acque che oggi sono quelle della fonte di Nitrodi, lei rimase pietrificata, fu punita e rimase pietrificata, ma da questa leggenda nasce proprio il nome della fonte di Nitrodi, appunto, che fa riferimento a questa origine mitologica, e che in realtà è un'acqua che, a dispetto di tutti, i tranelli che ha lanciato Iale, a dispetto di questi, in realtà è davvero un'acqua che ha una serie di poteri benefici sulla salute, a livello psico che fisico, quindi sia sul sonno che sulla mente, e che realmente
si è rivelata in certi casi anche benefica per determinati disturbi legati alla sterilità. Sterilità femminile intesa non come sterilità definitiva, ma come sterilità transitoria in un organismo che a causa di diverse problematiche si trova a non riuscire a concepire. Ci sono delle testimonianze, di cui una è è bello della diretta, della effettività di queste acque contro la sterilità. Esistono delle testimonianze vere di donne che però hanno tratto dei reali benefici, in questo senso sono riuscite a concepire. Al di là di questo, le acque di Nitrodi hanno grandissimi poteri anche rispetto ad altre patologie, e qui ci sono gli studi scientifici che avvalorano al 100% questa efficacia, e che riguardano alcune malattie della pelle, dell'apparato gastrointestinale, renale, respiratorio. Insomma, è un bel po' di benefici che non sono assolutamente, come Lisa crede fino a un certo punto della storia, essere solamente legati al benessere e al rilassamento, ma sono sostanziali e vanno davvero a incidere positivamente su determinate patologie. Chissà se cura anche la calvizie, Tina? Se no vado a farmi anche un bagno a Nitrodi. Se lo stanno chiedendo in molti, anche molti altri amici mi chiedevano appunto a quando la scoperta che fanno ricrescere anche i capelli. Però guarda, a te magari la barba potrebbero aiutare, perché danno una morbidezza, un'idratazione, un tocco vellutato a tutto ciò che ha a che fare con il capello e il pelo dell'essere umano. Quindi ci andiamo allora, andiamo appena a sarà belli. Possibile, allora andremo, verremo volentieri. Io, sì, io uno... ho provato l'efficacia delle acque rispetto a una piaga che avevo a una caviglia derivante da un incidente stradale. La piaga era stata prima curata, nel senso che era stata eliminata l'infezione, però era rimasta una piaga esteticamente molto molto brutta e molto estesa. Con 2 settimane di docce direttamente sulla parte, sulla piaga, alla fonte di Nitrodi, io oggi fatico ancora a vedere l'esistenza di quella piaga, perché veramente è stata risolutiva l'applicazione di quelle acque. Quindi questo, al di là di qualsiasi leggenda, è pura verità. Scusami Marco, ti ho interrotto. Io credo no, credo che ci siano tanti, tanti motivi per ricollegare questo romanzo all'attualità, no? Anche al periodo che stiamo vivendo. Sì. E credo che alcune pagine di questo romanzo possano essere curative, per non dire terapeutiche, rispetto alla riflessione che suscitano anche riguardo alla fase storica che stiamo attraversando. E ci sono 2 temi che in particolare mi preme sottolineare, che emergono soprattutto in due momenti del libro. Uno è l'inizio del capitolo 10, uno è la fine del capitolo 7, ovvero il tema del distacco e il tema della solitudine, da non intendersi però solo semplicemente in un'accezione negativa, no? Alla fine del capitolo 7 c'è una riflessione che sembra anche oggi, in questa nostra modalità di presentazione a distanza, straordinariamente attuale, perché il momento è quello del saluto, della partenza di Lisa, che saluta Piero, l'artista, pittore e musicista che ha conosciuto, e, dicendo, il romanzo ci lascia proprio con queste parole, no? Ora lei stava per mettere tra loro quasi 9.000 chilometri di distanza. Certo, la tecnologia consentiva di stare in contatto, ma era proprio il distacco fisico a creare quel piccolo innocente tormento. Ecco, ora forse riscrivendolo oggi, il piccolo innocente tormento in qualche caso non sarebbe più così piccolo e innocente, nel senso che davvero
questi mesi, no, di distacco, di distanziamento che è fisico prima di tutto, ma che rischia poi di diventare, ahimè, anche sociale, può essere o meno compensato da questi strumenti che oggi ci permettono tantissime cose, oggi ci permettono di incontrarci per quanto è possibile, di fare presentazioni, di lavorare agevolmente, di portare avanti la cultura, certamente con un po' di fatica e senza riuscire a toglierci del tutto comunque un senso di solitudine che però viene descritta, lo dicevo prima, all'interno del libro in una maniera diversa. C'è una delle migliori riflessioni, secondo me, sulla solitudine da cui possiamo apprendere molto oggi, perché in questa condizione un po' forzata, no, di sacrificio e di solitudine in cui viviamo, possiamo provare per una volta a entrare seriamente, realmente a contatto con noi stessi e sperimentare come talvolta la solitudine possa essere un punto di partenza o di ripartenza, no? E ci tengo a leggere queste righe perché danno invece rispetto alla lettura che si potrebbe ricavare dalle righe precedenti un messaggio, a mio avviso, di speranza e sicuramente una riflessione di cui oggi non si può fare a meno. Non è facile affrontare la solitudine, benché essa sia una delle più piacevoli compagne. Non è facile se si è abituati a ragionare come entità di gruppo e a vivere per scongiurarne il pericolo. In realtà è in solitudine che riusciamo a sentire le voci del mondo e dell'animo. È in solitudine che maturiamo ed elaboriamo opinioni e convinzioni. È in solitudine che diamo corpo a progetti, istanze e anche sogni. Quei sogni che tanti vorrebbero eterei, impalpabili. Nel gruppo si rivela l'identità, ma chi conosce e ha confidenza con la solitudine sa bene che l'identità, o meglio, quella parte di noi che emerge in gruppo, nel quale si esalta o si adegua, è tale anche da soli. Direi un po' la dimensione che filosoficamente è stata portata da Heidegger fra gli altri, ma insomma con il concetto di autenticità, no? L'autenticità dell'esistenza umana. E in questo periodo si è fatto un gran parlare di questo, di solitudini, di chiusura all'interno della propria stanza, citando spesso anche un po' impropriamente, no? una famosissima espressione, un famosissimo pensiero di Pascal, no? Che ciascuno dovrebbe sperimentare almeno una volta nella vita la solitudine nella propria stanza. Lo stiamo sperimentando sempre di più. Non so quanto questo necessariamente ci stia rendendo migliori. Io credo che questo libro, per come rappresenta la solitudine come riscoperta dell'autenticità dell'essere umano, ci possa invece spingere in questa direzione. Allora davvero, se riusciamo a entrare in questa dimensione senza retorica, e questo libro non ha retorica in questo senso, allora forse sì che ne usciremo migliori, no? Come si dice. Marco, io condivido il tuo pensiero, vorrei però aggiungere che comprendo coloro che hanno difficoltà ad approcciarsi con la propria solitudine, nel senso che la solitudine, se non affrontata nel modo giusto, può far paura. Per affrontarla nel modo giusto bisogna disporre di strumenti intimi, personali, mentali, che non è facile acquisire oggigiorno. Proprio facendo riferimento alla crisi di identità di cui parlavamo all'inizio, alla crisi di valori e di punti di riferimento, alla mancanza quasi di, appunto, di valori, approcciare la solitudine è qualcosa che probabilmente arriva più quando si è vissuta un'esperienza molto difficile. Non a caso, anche per Lisa, quel momento di solitudine che lei vive in un primo momento in maniera traumatica, ma che poi riesce invece a elaborare in una chiave più equilibrata, più sana e anche più prospettica,
è narrato, o meglio, si verifica proprio in conseguenza a un evento estremamente drammatico della sua vita. E posso dire che in questo c'è un parallelo anche con me, nel senso che anche io ho imparato a convivere finalmente, a farmi amica e a voler bene la mia solitudine solo dopo un lunghissimo percorso di sofferenza e di dolore. Devono esserci dei punti tali di, tra virgolette, di rottura nella propria esistenza a un certo punto, perché realmente ci si renda conto che la solitudine può essere ed è una preziosa compagna di viaggio della vita, è qualcosa che ci può confortare, oppure ci può stare accanto in silenzio, come fa il vero buon amico. Può esserci accanto e stare a noi far sì che non ci tradisca mai la nostra solitudine. Sta a noi. Noi spesso la tradiamo, ma la vera solitudine non tradisce noi. La dimensione di ciò che riusciamo a vivere nel momento in cui siamo davvero in contatto con noi stessi è una dimensione che appunto nella vita sociale, nella vita di gruppo con gli altri non può esistere. L'una non esclude l'altra, anzi l'ideale è riuscire a coltivare entrambe queste esperienze di vita e a mantenerle vitali nel tempo, attive nel tempo. Però partire dalla solitudine significa fare il passo più difficile. Una volta varcata la soglia della solitudine, si cresce molto di più, si cresce più in armonia e si affrontano anche meglio le difficoltà della vita. Abbiamo parlato tanto di solitudine, di tante cose forti, anche filosoficamente, che ritroviamo perfettamente nel libro, ma siamo anche a 46 minuti e prima di ascoltare qualche domanda, se ci saranno, volevo chiederti che progetti hai per il futuro? Lisa, leggeremo ancora di lei. Marcello, io ti ringrazio di questa domanda per un motivo molto semplice, perché mi dà l'opportunità di riallacciarmi al discorso della solitudine. Nel senso che il nostro lockdown primaverile è stato vissuto, come anche umanamente giusto che sia, da ciascuno in una maniera diversa rispetto agli altri. Nel senso che le reazioni sono state estremamente ampie nella loro varietà. Io ho sentito e ho letto di tante persone che non riuscivano a concentrarsi, che non riuscivano a leggere addirittura più, persone anche che invece normalmente lo facevano con grande trasporto, e ognuno comunque nel suo mondo non riusciva più a ritrovarsi, proprio forse anche a causa di questo rapporto storico con la solitudine che stava vivendo. Grazie al fatto che avevo già fatto pace, amicizia e amicizia con la mia solitudine, ho scoperto quel periodo come fonte di grandissima ispirazione. Allora, innanzitutto, tornando al discorso dei progetti per il futuro, dei programmi per il futuro, appunto, ho scritto e ho già completato il seguito della leggenda di Microbi. Quel seguito era già dentro di me, ovviamente. Lisa continuava a scrivermi, a telefonarmi, a mandarmi messaggi mentali e a dirmi che aveva ancora voglia di raccontarmi la sua vita, le sue vicende, di sentirmi ancora vicino a lei. Quindi è stato con gioia che io ho accolto la richiesta da parte di tanti lettori di far continuare a vivere Lisa e tutto il mondo che le gira intorno. E quindi in primavera appunto ho scritto e ho completato il seguito della leggenda di Microbi, che risulta essere molto più lungo, è arricchito di nuovi personaggi e si è arricchito di ulteriori tematiche piuttosto drammatiche. Ora è in revisione, c'è una revisione che sto effettuando io, diciamo una limatura ulteriore, e poi c'è la revisione scientifica da parte di una amica medico che mi darà appunto il suo parere sugli aspetti scientifici che rivestono un ruolo molto importante. Accanto a questo, sempre grazie alla mia amica solitudine e tra virgolette grazie al lockdown,
Ho anche concepito un nuovo romanzo, una storia ex novo, con anche in questo caso è una protagonista donna, ma anche in questo caso c'è molta attenzione e molto spazio alle figure maschili, che per certi punti ha, diciamo, certi punti di contatto con quelli che sono i valori in cui io credo e che cerco di far passare attraverso le mie storie. Per il resto è completamente scisso dalla leggenda di Nitrovi e questo chiaramente vedrà la luce più in là. Anche il seguito della leggenda di Nitrovi non so ancora quando potrà essere dato alle stampe, perché il momento che stiamo vivendo è drammatico anche dal punto di vista dell'editoria, quindi in questo momento bisogna stare fermi, remi in barca, resistere, continuare a scrivere, a concepire, a creare, a editare, si spera in un futuro non troppo lontano di poter riprendere con un ritmo un po' più soddisfacente. A questo proposito volevo chiedere a Marco di parlare un po' della casa editrice, perché qua stiamo parlando di una casa editrice indipendente che fa un lavoro straordinario. Sì, Divergenze in realtà in questo periodo è inutile nasconderlo, sta affrontando la difficoltà del momento, però stiamo cercando di portare avanti tutto quello che avevamo in calendario, sia come pubblicazioni sia come eventi di presentazione, pure con i mezzi a disposizione in questo periodo. Curando anche la nostra sezione di saggistica, che sta iniziando soprattutto in questi mesi a portare fuori una serie di pubblicazioni che parallelamente alla collana, alle diverse collane di narrativa, alla collana controscena di teatro, ad esempio, che è stata una delle nostre recenti uscite, per ampliare anche un po' l'offerta. Rispetto al lettore. E questo è un po' il nostro intento, ecco, riuscire a offrire un'editoria che sia il più possibile di qualità, e abbiamo sempre privilegiato anche questa scelta stilistica semplice, ma al tempo stesso d'impatto attraverso il colore. E ci terrei a dire che anche in questo caso il colore ha un senso rispetto al contenuto del romanzo, no? Il verde dell'Isola Verde, in qualche modo, perché ciò che ci interessa, al di là dell'aspetto estetico, che sicuramente come dire, può essere accattivante, può essere anche un incentivo ad acquistare il libro, però è che vi sia una corrispondenza fra quella che è l'aspetto esteriore del libro e quello che è il suo contenuto, un po' vicino forse a quello che è il significato etimologico del termine estetica, no? Da sentimento, da aesthesis, quindi che rifletta un po' quello che è il vero contenuto di questo romanzo, come delle nostre altre pubblicazioni. In particolare con la collana Le Ciliegie abbiamo cercato di dare spazio alle diverse importanti, alcune innovative, alcune anche più giovani, voci femminili che popolano il nostro panorama italiano, e quindi ci teniamo doppiamente, vista la giornata di domani, a sottolineare questo. E quindi insomma vi ringrazio anche per questo spazio, anche per a nome della casa editrice. Comunque sono proprio belli questi libri, ci devo dire la verità, io sono poi un lettore, con la casa editrice non c'entro nulla, però sono proprio belli, sono rifiniti, c'è la cura dei dettagli, la carta è spessa, si vede che sono edizioni di lusso, come di lusso è chiaramente il contenuto, ed essendo una casa editrice non a pagamento, chiaramente fa le sue scelte puntando su quella che ritiene essere l'eccellenza. E quindi complimenti a voi, perché portare avanti questa tipologia di business è sempre più complesso in questo periodo storico, è proprio un rischio, quindi no, veramente io vi devo fare i complimenti da lettore, al di là del mio ruolo sociale, però da lettore e da docente anche, veramente complimenti, complimenti. Grazie. Grazie Marcello, io ci tengo solo ad aggiungere che la leggenda di Nitrovi è uscita da un paio di settimane in ristampa in edizione speciale,
Devo dire che pur essendo io dentro la mia casa editrice, nel senso di collaborare con loro, dello stato d'animo in cui vivo, devo dire che si sono superati. L'edizione speciale della leggenda di Nicolodi mi ha lasciata senza parole per l'ulteriore qualità della carta, del cartoncino, per la copertina, di copertina con una bellissima illustrazione, con dei contenuti all'interno che sono stati aggiunti. E devo dire che già la prima edizione, a mio avviso, era tra le qualitativamente parlata dell'oggetto libro, era quanto di meglio ci sia in circolazione insieme a qualche altra casa editrice, è chiaro, però rappresentava già per me il top. Nel momento in cui ho avuto tra le mani l'edizione speciale, veramente ho fatto fatica a crederci, ma si erano superati, cioè una qualità globale dell'oggetto libro che mi onora, davvero mi onora, approfitto anche della presenza di Marco. No, tra l'altro noi abbiamo cominciato proprio stamattina questa rubrica dedicata alle librerie, agli editori indipendenti, quindi ti faremo contattare dalla nostra Viviana, se ci sta leggendo già qua, per fare una puntata anche con Divergenze. Grazie. Che bello. E viva gli editori indipendenti e soprattutto viva l'editoria Noea, sempre. Assolutamente, non si è mai detto. Io vi ringrazio tutti, ringrazio i nostri ascoltatori fedelissimi e non, ringrazio Tina e al prossimo appuntamento. Rimanete con noi sulla pagina domani, perché ci sono tante sorprese. Arrivederci a tutti. Grazie, arrivederci. Grazie, arrivederci a tutti, arrivederci, grazie. È stato un piacere. Ciao. Grazie, ciao.